che appunto il primo melodramma effettivamente in nostro possesso risale al 1600 ed è L'Euridice di Jacopo Peri, data appunto a Firenze nel 1600, che ha appunto come soggetto il mito di Orfeo. L'Euridice di Jacopo Peri è importante come primo assoluto esempio di melodramma, ma sicuramente l'Orfeo di Monteverdi, dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista della ricezione del pubblico anche moderno, è senz'altro molto più significativa. Ecco. Anche perché, come dire, Jacopo Peri, che era il compositore che ha scritto la musica per l'Euridice nel 1600, era comunque un compositore minore ed era comunque inserito in quell'ambito letterario che era costituito dalla Camerata dei Bardi, e quindi diciamo che la parte musicale rispetto a quella poetica dell'Euridice di Jacopo Peri era decisamente mortificata. Tanto più che proprio, e questo si vede già, l'impostazione diversa rispetto all'Euridice di Jacopo Peri nell'Orfeo di Monteverdi si vede già proprio fin dall'inizio, perché come si soleva fare all'inizio delle favole pastorali o delle favole in musica, nel 600 di solito il primo, c'era un'introduzione di un personaggio allegorico, di una figura allegorica che presentava lo spettacolo, introduceva, diciamo, lo spettacolo. Orbene, nell'Euridice di Jacopo Peri questa figura è rappresentata dalla tragedia, quindi da questo richiamo strettamente classico a cui appunto, come abbiamo visto la volta scorsa, il melodramma si rifaceva, pensando che fosse tutto musicato. E invece il prologo dell'Orfeo di Monteverdi è affidato alla musica. Quindi l'impostazione è già decisamente diversa. La musica ha un ruolo molto più significativo nell'Orfeo di Monteverdi piuttosto che nell'altro lavoro. E in effetti, se noi guardiamo anche solo l'organico degli strumenti musicali che compongono l'orchestra prevista da Monteverdi per questa rappresentazione, considerando che siamo, ricordo, nel 1607, 7 anni dopo appunto l'Euridice di Peri a Mantova, l'organico di questo lavoro è imponente per l'epoca. Considerate che gli strumenti musicali all'inizio del 600 erano ancora, diciamo, la musica strumentale in generale era molto inferiore rispetto a quella vocale, perché gli strumenti musicali non avevano ancora acquisito quelle perfezioni tecniche di costruzione che permettevano grandi possibilità espressive, ad eccezione di pochi strumenti come per esempio gli archi, che erano già abbastanza evoluti, o come l'organo, che aveva già una lunga storia, e soprattutto l'aspetto dei fiati, per esempio, di tutti gli strumenti a fiato era ancora estremamente primitivo, se non nell'uso del flauto, e con grossi problemi, tra l'altro, di intonazione da parte degli strumenti, soprattutto degli strumenti di ottone, quindi tromboni, trombe, cornette, cioè tutti quelli, perché non avevano i tasti come hanno oggi che permettono di, come dire, intonare meglio i suoni. Erano strumenti estremamente ancora difficili da suonare, e se l'esecutore non era più che abile e aveva un orecchio formidabile nel centrare perfettamente il suono, facilmente stonavano nell'ambito orchestrale. Quindi nella musica strumentale questi strumenti nell'orchestra barocca non ci sono praticamente mai. Ma Monteverdi invece li usa in abbondanza, perché nell'organico abbiamo 2 cornette, 4 trombe, 5 tromboni, 2 flauti a becco, più tutti gli strumenti ad arco classici, quindi viola da gamba, violini, 2 clavicembali, che era uno strumento anche questo che era utilizzato soprattutto per l'accompagnamento, per il cosiddetto basso continuo, un po' un antenato del pianoforte, apparentemente sono un piccolo pianoforte a coda,
In realtà è uno strumento che ha un suono molto più esile del pianoforte, perché quando il cancellierista schiaccia i tasti non c'è un martelletto che percuote le corde, ma c'è una sorta di becco che va a pizzicarle, quindi uno strumento a corde pizzicate è un po' come la chitarra o l'arco, quindi ha un suono molto più esile rispetto a quello che avrà poi il pianoforte. Ed era uno strumento molto utilizzato per il basso, appunto, continuo, insieme di solito al violoncello, eccetera. E poi usa anche, e vedremo perché, due piccoli organi portatili, perché vedremo, sono funzionali alla vicenda stessa, poi ci addentriamo meglio. Quindi, come potete vedere, un organico decisamente grande per l'epoca. Se consideriamo che la prima rappresentazione di questo spettacolo avvenne in una dimensione direi quasi domestica, molto ristretta, non avvenne in un teatro, ma come un po' era avvenuto per nelle riunioni, vi avevo parlato di queste accademie, di queste riunioni di letterati, poeti e musicisti, come era quella della Camerata dei Bardi, anche Mantova aveva la sua accademia, si chiamava l'Accademia degli Invaliti, di cui faceva parte il poeta che ha scritto il testo che avete sotto mano, che si chiamava Alessandro Strigio, che faceva parte appunto di questa Accademia Letteraria degli Invaliti, dove viene eseguita per la prima volta. Non si sa esattamente quando. Sappiamo che poi, poco dopo, questo stesso spettacolo venne rappresentato nel Palazzo Ducale di Mantova. Il 24 febbraio, qui abbiamo la data, perché abbiamo la pubblicazione del libretto, del testo per musica. Non della musica però, solo del testo. E viene appunto pubblicato questo libretto, che tra l'altro presenta una diversità abbastanza sostanziosa rispetto alla versione che noi oggi ascoltiamo, che è quella invece della partitura, che verrà pubblicata però alcuni anni dopo a Venezia, perché quest'opera è una delle rarissime opere del Seicento che ottenne un grandissimo successo, che venne rappresentata già nel Seicento diverse volte. E quindi venne poi pubblicata la partitura, cioè la musica, a Venezia qualche anno dopo, però c'è una discrepanza notevole nel finale tra la versione di Mantova, da Palazzo Ducale e il libretto, e la versione musicale, perché la prima versione, diciamo, quella mantovana, presenta la versione del mito tragica, cioè con la morte di Orfeo sbranato da Venere, insomma, eccetera, quella che abbiamo visto l'altra volta, mentre nella partitura la versione che tutti conosciamo, è l'unica che c'è musicalmente, c'è lieto fine invece, perché Orfeo, dopo la morte di Euridice, ovviamente decide quasi di abbandonare la musica, il canto per la disperazione, ma arriva Apollo dall'alto su una grossa nuvola teatrale che viene calata sul palcoscenico, che era tipico del teatro veneziano. Quindi immaginatevi anche lo stupore, no? Per questi effetti speciali che a noi oggi sembrano un po' ingenui, ma all'epoca erano una grande novità della scenotecnica teatrale che si sviluppa proprio a Venezia, dove c'è Apollo che scende giù dal cielo e lo convince a salire con lui nella gloria degli dei, a non abbandonare la sua arte sostanzialmente. Per cui l'opera finisce con Apollo e Orfeo che cantano, saliamo cantando dal cielo, e il coro che celebra questa immagine. Quindi c'è questa differenza grossa, probabilmente anche dovuta proprio a questioni teatrali, perché nelle prime versioni all'Accademia degli Invaliti a Mantova gli spazi tecnici che permettevano tutto questo effetto di Apollo che scendeva dal cielo era molto complesso. Mentre a Venezia questo fu possibile realizzare. Comunque, non sappiamo, è avvolta un po' dal mistero queste prime versioni, perché non abbiamo la musica di quella prima parte.
abbiamo solo la versione veneziana, musicalmente parlando. L'opera è divisa in un prologo, appunto, fatto dalla musica che introduce l'argomento, e poi in cinque atti. In cinque atti. I primi melodrammi sono spesso in cinque atti, poi vedremo che nel corso del Settecento gli atti si ridurranno a tre. Anche se sono atti molto brevi, l'opera dura poco più di un'ora in totale, quindi è un'opera piuttosto breve rispetto agli standard che sono abituati successivamente. C'è una differenza, vi spiego prima qualcosa prima di ascoltare, poi ci dedichiamo agli ascolti e smetto di parlare. C'è una differenza notevole tra il clima musicale, l'atmosfera che c'è tra primo e secondo atto e terzo e quarto, cioè prima della morte di Euridice e dopo la morte di Euridice, perché naturalmente i primi due atti che cosa ci raccontano? Ci raccontano il primo atto, nel primo atto Orfeo e Euridice stanno per celebrare le loro nozze, quindi siamo in piena festa nuziale con ninfe e pastori che ballano, cantano, insomma celebrano queste nozze, e anche naturalmente il famoso duetto d'amore, chiamiamolo, tra Orfeo e Euridice. Euridice ha solo due interventi in tutto il lavoro, uno all'inizio e uno alla fine prima di morire definitivamente, perché Orfeo si gira, però sono due interventi musicalmente veramente affascinanti, tant'è che rimangono, nonostante sia poco presente sul palcoscenico, rimane poi impressa al pubblico. E nel primo atto abbiamo avuto questo, diciamo, duetto duo con Orfeo, dove ovviamente i due, insomma, presentano la loro storia d'amore. E il secondo atto è un inizia anche qui con un clima festoso. Orfeo ritorna nei boschi, si ricorda le selve, canta un'aria in cui comunica alla natura la sua felicità, e però questa atmosfera lieta è interrotta bruscamente dall'arrivo di una messaggera che annuncia, ahimè, la morte di Euridice. Nel libretto non si cita l'altro concorrente in amore di cui avevamo parlato, che inseguiva Euridice, ma semplicemente si dice che un serpente l'ha morsicata mentre coglieva dei fiori. E qui l'atmosfera cambia totalmente, lo sentirete proprio musicalmente, di colpo all'annuncio della messaggera la musica si fa molto più cupa, più tetra, e questo è dovuto soprattutto al fatto che Monteverdi decide di dedicare i primi due atti, sostanzialmente quasi tutto anche il secondo atto, all'accompagnamento con l'uso del clavicembalo, che è un suono più leggero, e poi invece nell'ultima parte del secondo atto, dopo l'annuncio della morte, introduce l'organo, che ha un suono molto più cupo, e che sarà il protagonista come strumento del terzo e del quarto atto, che si svolge, come potete immaginare, negli inferi. Quindi per dare la connotazione anche di questa atmosfera ultraterrena e piuttosto opprimente, Monteverdi sceglie di utilizzare questo timbro scuro. Non solo, ma c'è un particolare registro dell'organo che Monteverdi utilizza soprattutto quando canterà Caronte, quando Orfeo incontra Caronte, Caronte non vuole lasciarlo passare, non vuole traghettare, sentirete l'aria di Caronte, che proprio per connotare questo personaggio come un personaggio appunto ultraterreno e tenebroso, è accompagnato da questo registro dell'organo che si chiama il regale, che è strano, insomma, un suono un po' inquietante, un po' cupo, quasi un gracchiante se vogliamo, poi lo ascolteremo. E quindi Orfeo nel terzo atto si reca appunto negli inferi, accompagnato sulla soglia
da un'altra figura allegorica che è la speranza, la speranza, con la speranza di farsi ridare indietro Euridice. Come vi avevo forse già detto l'altra volta, non mi ricordo se ve l'avevo detto o no, il modello degli inferi è quello di Dante per Strigio e quindi anche per Monteverdi, tant'è che c'è proprio nel libretto una citazione proprio tratta dalla Divina Commedia, perché la speranza, quando arriva alla porta degli inferi, dice a Orfeo che lei non può più proseguire perché sulla porta c'è scritto lasciate ogni speranza voi che entrate, e lei non lo può accompagnare, lo dice più volte, lo canta più volte, non lo sentirete. E quindi Orfeo va da solo, affronta Caronte appunto gli si rivolge con un'aria insomma minacciosa, con questo regalo di sottofondo, ma Orfeo non si scoraggia e canta quella che è l'aria più, chiamiamo così, virtuosistica dell'opera, che si intitola Possente Spirito, e che è dove Orfeo mette in atto tutte le sue capacità vocali per convincere Caronte a lasciarlo passare. In realtà non lo convince, alla fine lo addormenta e quindi si traghetta da solo praticamente, perché Caronte è fuori d'uso. Ecco, lo mette su. Dopodiché, sempre attraverso il suo canto, questo non lo ascolteremo, commuove Proserpina che intercede presso Plutone perché nel quarto atto appunto gli venga restituita Euridice. Il quarto atto termina con di nuovo una bellissima aria di Orfeo, molto felice perché è riuscito nell'intento, che ringrazia la sua cetra onnipotente con Euridice che lo segue dietro. Quest'aria molto così gioiosa viene interrotta però bruscamente da un forte rumore in scena che induce Orfeo a girarsi e quindi con tutte le conseguenze che sappiamo. Quindi una voce nel momento in cui si gira, perché ovviamente il patto era che Orfeo non si sarebbe dovuto girare, una voce dice che Plutone sostanzialmente dice hai rotto la promessa e sei di grazia indegno, e Euridice appunto l'ultima, la seconda apparizione che fa, dice giusto due parole e scompare per sempre. E poi l'ultimo atto, come vi dicevo, il quinto, è molto corto, c'è Orfeo che si dispera, che decide di mollare tutto, arriva Apollo, lo porta su nella gloria degli dei e finisce con il coro che celebra questa cosa. Tutti gli atti finiscono con un coro. Vi dicevo, la parte musicale è molto importante perché è proprio la grossa differenza anche rispetto alle versioni prime dell'Euridice di Peri, è che ci sono molti cori, quindi molta vocalità, musicalità, ci sono molti intermezzi musicali, c'è la sinfonia d'apertura che adesso sentiamo, molto bella, e poi ogni atto si apre con un piccolo intervento dell'orchestra, quindi insomma la parte anche solo strumentale è molto molto ampia, e anche sentirete durante le arie di Orfeo la musica intercala il parlato, recitato, cantato di Orfeo più volte, quindi ha veramente una parte molto molto importante l'aspetto musicale, cosa che sicuramente è più che un recitar cantando, traghetta già diciamo recitar cantando nel mondo del teatro musicale vero e proprio. Adesso mi taccio perché ho parlato fin troppo e vi propongo appunto la tentazione del mio maschio da Plantation del Clan Black, irresistibile profumo di cioccolato, volume modulabile, Champions. Thank you.
fiducia, per ascoltarlo tutto ovviamente. E quindi appunto c'è questa introduzione e poi appunto si aprono i festeggiamenti. Allora andiamo alla parte in cui devo trovare qui il punto esatto, che è complicato. Cielo.
l'arpa serve naturalmente nell'orchestra a fare la cetra. Di Monteverdi,
cioè nell'opera ottocentesca ovviamente il protagonista è sempre il tenore, ma nel Seicento non era così, era più facile che fosse una voce di castrato quella del protagonista, cioè una voce di soprano, di contralto, ovviamente artificiale, e quindi anche questo invece è molto realistico, insomma, come personaggio. E tra l'altro il primo cantante che interpretò Orfeo costituisce proprio il collegamento tra Firenze e Mantova, perché era un celebre tenore, si chiamava Francesco Rasi, ed era, diciamo, assoldato alla corte del duca di Mantova come cantante di corte, che però veniva prestato spesso e volentieri alla corte Medicea proprio per la sua bravura. C'erano dei legami di parentela, adesso non mi ricordo bene esattamente, tra i Gonzaga e i Medici per una serie di matrimoni, e quindi Rasi spesso andava là e probabilmente aveva interpretato anche l'Euridice. Quindi Monteverdi, non sappiamo se Monteverdi avesse assistito alla prima dell'Euridice di Verdi a Firenze, non lo sappiamo con certezza, però sicuramente ne era venuto a conoscenza della sua cosa magari proprio tramite questo cantante che faceva un po' la scuola tra le due corti e che canta il primo protagonista dell'Orfeo. Dicevo, sentite anche quest'aria di Orfeo. Per farvi vedere anche il video, perché allora, andiamo.
vedrete essere impersonata da una bellissima cantante, in realtà era una voce appunto di castrato, quindi è che oggi per fortuna non si usa più. Lui si dispera ovviamente e poi decide di
di tentare con il viaggio appunto negli inferi. Quindi finisce così l'atmosfera gioiosa dei primi due atti e ci trasferiamo invece nel terzo atto, vi dicevo, in questa dimensione ultraterrena e piuttosto anche cupa. Prima di entrare, appunto, il terzo atto, vi dicevo, tutti gli atti si aprono con un piccolo intermezzo strumentale e subito dopo inizia l'intervento, questo brevissimo dialogo tra la speranza e thank you.
di chi conosce l'inizio dell'inferno, insomma, questo è molto... Thank you.
Grazie.